Buongiorno. Il Castello dei Conti per la nostra città rappresenta un'eccellenza e ciò che abbiamo fatto già durante il primo mandato. Abbiamo ereditato una struttura pressoché finita, pressoché morta, e grazie al lungo lavoro, al duro lavoro effettuato dall'amministrazione sono state riattivate delle sale, è stato riattivato un intero piano. Adesso per il futuro vogliamo continuare su questo percorso virtuoso. Ecco perché abbiamo intenzione di ristrutturare ulteriori sale, di allargare, di migliorare la già bellissima, fantastica sala dell'ottagono e quindi portare, traghettare il nostro castello, l'unico castello medievale qui del territorio, traghettarlo appunto per essere parte centrale e fulcro di questa nostra contea che stiamo riscoprendo. Lascio quindi adesso la parola all'assessore alla cultura Stefano Gizzi. Siamo nel Castello dei Conti di Ciaccano, nelle sale che non sono aperte al pubblico e che l'amministrazione Caligiore intende pienamente ristrutturare. Vorremmo completare il grande percorso iconografico e visivo sul Medioevo a Ciaccano, che ha visto personaggi straordinari di valore nazionale ed internazionale. Abbiamo dedicato due sale allestite in onore del cardinale Annibaldo da Ciaccano e il suo rapporto con Avignone, la sala molto bella dedicata ad Egidia de Ciaccano, che fu una delle prime donne in Europa a compiere il cammino verso Santiago di Compostela in Spagna. Adesso due sale vorremmo dedicarle a San Tommaso d'Aquino, che è stato ospite in questo castello, ospite dei suoi parenti de Ciaccano. Infatti la nipote di San Tommaso d'Aquino aveva sposato il conte di Ciaccano. Una sala dedicata a San Bernardo di Chiaravalle e alle chiese medievali di Ciaccano, le chiese cistercensi di San Nicola e Santa Maria Fiume e le grandi abbazie, il percorso delle abbazie. E una sala a San Galgano e al grande mito della spada nella roccia. Infatti la grande abbazia di San Galgano a Chiusdino venne costruita dal cardinale Stefano di Ciaccano e a tutto il ciclo arturiano. Insieme ad Alessio Patriarca e ai ragazzi del servizio civile siamo stati alla ricerca nei magazzini del castello di alcuni pezzi originali dell'allestimento importante e straordinario che il marchese Berardi, Filippo Berardi, volle realizzare alla fine dell'Ottocento in stile neogotico. Abbiamo ritrovato una serie di elementi preziosissimi che sottoporremo a restauro e metteremo esposti in queste sale. E volevo precisare che gli stanziamenti per questa ristrutturazione sono tratti esclusivamente dai capitoli della cultura e dei beni culturali, senza ovviamente toccare gli stanziamenti di altri settori. Contemporaneamente ho ritrovato altre quattro bifore in ferro, se risalenti sempre all'epoca di Berardi. L'intenzione è quella di restaurarle e inserirle proprio all'interno delle finestre, nelle sale in cui si sta pensando proprio di riaprire al pubblico. Si possono vedere, ecco qui, i pezzi ancora di vetro risalenti sempre al periodo dell'epoca di Berardi, e l'idea è proprio quella di proporre, non uguale ma simile, dei pezzi di vetro all'interno delle finestre in modo da ridare al castello quell'epoca ormai sconosciuta. Insieme all'assessore Alessio abbiamo contribuito a ritrovare questi bellissimi pezzi di fine 800 dell'epoca della ristrutturazione del marchese Berardi, e stiamo continuando a collaborare per la ristrutturazione delle stanze del castello. Questa mattina ci troviamo al Castello dei Conti di Ciaccano e insieme con i ragazzi del servizio civile stiamo facendo delle riprese con il drone per vedere la morfologia e le varie fasi della costruzione del nostro castello. Il castello è partito dalla prima fase iniziale di costruzione nell'epoca medievale, finendo poi con i principi Colonna e poi infine col grande restauro del marchese Berardi.